Ma tutte le volte si tratta un giocatore, c'è sempre un problema. Allora, per farti capire, va bene? Per farti capire, Telescina, mi hanno scritto su Twitter, Michelangelo, che saluto, mi scrive 2 giorni fa, Michelangelo, per farti capire come illudono i tifosi senza sapere nulla. Ecco, ovviamente è finita nella chiavetta questa blu, che è quella delle perle tipo La Strasza non esiste, Bertarelli, Lasri, Bond rifinanziato. Quella blu è quella delle perle. Asta tipo Chelsea. Eccola qua. Michelangelo mi scrive: Ciao Giuse, indovina chi ha passato tutta l'estate a dire che Pavard non sarebbe arrivato. Telecina, ovviamente. Qui, della chiavetta. Fra l'altro, con una storia senza fondamento, che secondo loro l'Inter avrebbe avuto l'accordo a gennaio con Pavard per prenderlo a 15 milioni. Trattativa saltata per colpa di Skriniar. Ragazzi, è dall'inizio di calciomercato. Che cosa vi sto dicendo? Prendiamola a ridere. Ed ora costa 32 milioni e ieri lo danno sull'aereo in viaggio per Milano, tutto a posto. Addirittura questi dicono che il giocatore ha anche firmato già per l'Inter. Te pensa, c'è un giocatore che si allena con il Bayern. Praticamente, secondo questi fuori classe, ha già firmato anche per l'Inter. Infatti, lo vedo dov'è. Si sta allenando ancora con il Bayern. Allora, io ti dico, ti sembra normale che qualsiasi trattativa venga gestita, ci siano dei problemi? Ti sembra normale? E allora, dov'è Pavard? Dov'è? Senza la D, dov'è Pavard? Ora, è scoppiato il finimondo su Twitter. Su Instagram, ragazzi, mi sono assentato un paio d'ore, 2 o 3 ore. Sono andato al giro con i bimbi al parco. Sono tornato. Vi dico la verità: io leggo sempre tutti i messaggi. Lo sapete, rispondo sempre a tutti. Ne ho letti 200-300 in 2 ore. Ragazzi, è colpa di cinese. Ci hanno preso per il culo. È ricominciata la stessa musica. Io non lo so di chi è la colpa. Io quello che voglio solamente valutare, cercando di rimanere calmo, è l'esito finale. L'esito finale è che Pavard dov'è? Dov'è Pavard? Pavard non c'è, quindi sono ennesime fake news che ad oggi, poi domani magari arriva Pavard, però Sky ti dice, Sky te lo mette sull'aereo anche loro, come gli altri, ieri è tutto a posto, tutto fatto, poi dopo 20 minuti fa, però potrebbe saltare. Poi dopo ti scrivono, sì, però se non va in porto ora lo prendono a zero. Dalla Germania tengono fondamentalmente la barra dritta dicendo non è fatto tutto. In Italia si stappano le bottiglie, soprattutto gli interisti, no? Gli interfelici. Si stappano le bottiglie da 2 settimane, grande mercato di qui, grande mercato di là. Quindi anche il discorso di aver ringiovanito la squadra, bisogna dire la verità, con Cuadrado, Arnautovic, Sanchez, Sommer, Darmian e Acerbi, alla fine ragazzi portiamo le bocce, si mette su un bocciodromo, almeno dopo pranzo si fa la partitella. E chi vince il torneo si porta a casa un prosciutto. Di cosa vogliamo ragionare? Questa è una squadra che ha bisogno di un acquisto in difesa, perché per assurdo ti dirò una cosa e potrebbe andare anche un po' controcorrente. Se te prendi l'attacco dell'anno scorso e gli attaccanti dell'Inter e prendi gli attaccanti di quest'anno, a livello di reti, di gol, siamo lì. Anzi, forse questo attacco qui, il rapporto partite gol ha fatto meglio di quello di quelli che c'erano l'anno scorso, a differenza che l'attacco che te hai quest'anno, soprattutto prendo un nome, Thuram, ha molti più margini di crescita rispetto all'attacco che avevi l'anno scorso. Quindi a me più che dell'attacco mi preoccupa la difesa, te l'ho sempre detto. Se non arriva Pavard, visto che domani lei 25 deve arrivare subito un difensore, perché a Cagliari incomincia la prima emergenza. Darmian sta poco bene e Acerbi sta poco bene. Sono calciatori di 35 anni, li devi maneggiare con cura perché i rischi sono maggiori, le ricadute sono maggiori e non li puoi trattare come dei 25enni o dei trentenni. Questi sono over 34, over 35. Capito? La nota positiva oggi, poi ho 1000 persone, dalla Germania è saltato, non è saltato. Io voglio vedere se domani arriva Pavard. Dov'è Pavard? Balogun mi sembra che
Cioè, Balogun parlano di una vendita di 50 milioni. Me lo spieghi come faceva l'Inter a trattare Balogun? Vedi che ci sono tante cose che non tornano. Lo stesso Trubin non costava 35 milioni. Mi sembra che l'abbiano venduto a 10. Ma con il 40% della rivendita non me ne frega nulla. Portiere di 20 anni lo prendi per tenerlo, non per rivenderlo. Non sei mica i grandi magazzini. Lo prendi, ci investi e lo fai giocare. Dove sei? 30 milioni di Trubin per fare cosa? L'hanno venduto a 10 milioni a Benfica. Ballerino è andato via. Ballerino, guarda, te sei stato il mio incubo per 2 anni. Mi hai fatto perdere 10 anni di vita. Quindi buona continuazione. Correa, ovviamente. Quella è stata la miglior operazione dell'Inter degli ultimi anni. Raccattare quasi 15 milioni per un giocatore inutile come quello lì. Nulla contro il ragazzo, sto parlando del campo. Sanchez, ehi amigos, campeones. Ascolta, campeones, lo sai, sei stato uno dei miei giocatori preferiti, ma da quando eri a Udine. Per me Sanchez è il calcio. L'anno scorso il cileno ha fatto una grande stagione, ragazzi. Parliamoci chiaro, questo ha fatto 20 gol, 7 assist. Guardate che gol ha fatto l'anno scorso. Però ricordiamoci anche che lui, fino alla fine del mercato, è stato lì, ti ha inchiodato il mercato. Qualcuno l'ha pagato per andare via e ora lo ripaghi per farlo ritornare. Cioè, te con Sanchez hai fatto questa operazione qui. Lo paghi per farlo venire. Giusto? Poi lo paghi per farlo andare a giocare da un'altra parte, perché te l'Inter lo ha pagato per farlo andare a giocare da un'altra parte e ora gli dai soldi per farlo ritornare un'altra volta. Allora, ti dico, anche un altro, per farti capire anche le idee dei dirigenti, no? Che sicuramente non avranno tutte le colpe perché lavorano senza soldi, ma ti voglio trovare, ti voglio citare una cosa. Te la voglio far vedere se la trovo. Cioè, è una roba veramente, ma anche le idee, dico io, no? Le idee, dove sono? Dove le sono le idee? Dove le sono le idee? Eccole qua, guarda. Estate 2021, l'Inter blocca Thuram, vi ricordate, poi si fece male, presero Correa. Thuram si fa male, l'Inter non acquista Thuram, l'Inter acquista Correa. Seguimi. Estate 2022, l'Inter paga e saluta Sanchez l'anno scorso. Estate 2023, l'Inter prende Thuram, lo stesso nome che aveva inquadrato 2 anni fa, 2 anni dopo, cede in prestito Correa e riprende Sanchez a zero. Questi quattro nomi sono girati per 3 anni nel mercato dell'Inter. Questo cosa vuol dire? Che le idee purtroppo sono quelle che sono, abbinato al fatto che non ci sono quattrini, ma però ragazzi, io qui non ci sto capendo più un cazzo. Scusate la parola, chiedo scusa, non ci si capisce più nulla. Serve un difensore. Domani, lei 25 di agosto. Tifosi dell'Inter si stanno incazzando, molti si sentono presi per il culo. Io non lo so se stanno prendendo per il culo, ma c'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non torna. Ma dove erano i 25-30 di Balogun? Lo stanno vendendo a 50. Parlavano di quasi 60 milioni a Chelsea. Ma di cosa ragionate? E quell'altro lì, quello per cui parecchi interisti piangevano, Miglio Verde, Lukaku, tra un po' si offre anche alla regina per andare a giocare. Ma di cosa ragioniamo? Non riesce a trovare. È talmente forte Lukaku che a settembre non riesce a trovare una squadra. L'unico posto dove può andare è in Arabia. Dov'è Pavard? Dov'è? Ciao Inter. Ma tutto a noi. Ma cosa la parte?